Dopo la mia proclamazione, la mia intenzione è quella di continuare senza soluzione di continuità, quindi con la stessa giunta, perché si sta lavorando su questioni molto delicate, si deve approvare il bilancio subito, bisogna approvarlo subito in Consiglio Comunale, però nello stesso tempo è mia intenzione iniziare non una consultazione meramente formale liturgica, con tutta la coalizione, con tutta la maggioranza, con tutte le liste, i collaboratori, i gruppi che ci hanno sostenuto, i cittadini, i militanti, le assemblee popolari, insomma faremo una consultazione assolutamente nuova nel modo di intendere la politica nel nostro paese, che durerà 3 mesi, luglio, agosto e settembre, e così avremo alla fine di quest'ampia consultazione un quadro dettagliato di quella che sarà l'azione amministrativa, l'azione politica, il progetto politico, le strutture di governo di Palazzo San Giacomo, delle municipalità e dei territori, il ruolo che daremo ai cittadini, alle assemblee popolari, ai tanti movimenti, alle tante associazioni. Quindi una cosa completamente nuova. Quindi si riparte da dove abbiamo cominciato per costruire un qualcosa di ancora più forte dal punto di vista politico tutti insieme. Il che non significa, e chiudo perché voglio chiarire, che ho degli assessori a termine. Gli assessori che verranno nominati saranno assessori a pieno titolo, che potrebbero anche essere loro per i prossimi 5 anni. Soltanto che noi crediamo che la democrazia partecipativa non è uno slogan elettorale o una liturgia così retorica della nuova politica, o è solo espressione di un populismo di maniera. Noi crediamo veramente che a Napoli sia aperta una fase completamente nuova, e di questo io mi rendo chiaramente garante e interprete della volontà popolare.